Quando il gioco si fa duro, i duri iniziano a giocare. Amici di LinkedIn, Facebook, Instagram e YouTube, benvenuti sul canale di Gianvito, l'artigiano delle emozioni. Seconda fase di lockdown, emozioni contrastanti in circolo da gestire. La regola base? Tenere duro. Sigla. Lo spunto di questo video parte da un interessante post dell'amica Ivana Pisati, Marketing Specialist presso Edra SPA, una realtà italiana che è operante nello sviluppo della conoscenza professionale con soluzioni e servizi di comunicazione, informazione, formazione nell'ambito della salute e della medicina. Se nel primo lockdown eravamo tutti speranzosi di un'uscita da questa fase di transizione planetaria nel breve termine, purtroppo i comportamenti agiti, dettati da una serie di fattori legati ad una comunicazione estremamente caotica, ha riportato la curva delle persone colpite molto molto in alto. Purtroppo il problema oggi non è solo e unicamente la gestione del nostro vivere quotidiano con il Covid. Una delle conseguenze di questo protrarsi indefinito è lo stato emotivo legato alla paura, alla tristezza, al senso di vuoto che si crea intorno a noi, che ha portato ad un picco nell'assunzione di ansiolitici tra i cittadini del nostro paese. Un ulteriore picco di fine anno che è stato visualizzato da AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Che cosa è diminuito? È stranamente diminuito l'acquisto di pillole dell'amore e contraccettivi, e sono aumentati invece i numeri legati alle vendite degli psicofarmaci contenente benzodiazepine, che agiscono sullo stato di ansia, frustrazione, incertezza e che causano una conseguente insonnia, blocco dei pensieri e quindi delle azioni. Questo dato ci porta a riflettere sul conseguente senso di rabbia e frustrazione che si sta riscontrando, aumentando rispetto alla prima ondata. Il mio personale punto di riflessione? C'è stato un momento particolare della mia vita dove il mio medico avrebbe voluto darmi una cura a base di ansiolitici. Li ho comprati, li ho messi sulla libreria, in alto, visibili, e mi sono detto: io sono più forte di questa medicina. E con coraggio mi sono deciso a farmi affiancare da un'altra tipologia di professionista. La tua scelta, a seconda dei tuoi sintomi, può viaggiare su un doppio binario. Il primo è quello di un percorso di sostegno psicoterapeutico, questo qualora ci sia una necessità ben precisa che va dedicata a un professionista di questa categoria, l'unico che può risolvere questo tipo di problemi se sono profondi a livello mentale e psicologico. La seconda scelta, qualora i sintomi fossero legati ad un sentore di mancanza di risorse, di inadeguatezza, qualora si sviluppasse nella tua mente quel pensiero autosabotante di non farcela e di non riuscire a gestire le emozioni contrastanti che si prendono talvolta a gioco di noi, allora puoi scegliere un percorso di personal coaching. Un momento di personal coaching è un momento prezioso, è un tempo dedicato all'ascolto di se stessi, senza alcun giudizio, guidato da domande potenti che ti aiuteranno a prendere consapevolezza delle tue risorse inespresse. Domande che attiveranno delle risposte, risposte che attendono solo di essere liberate nelle migliori condizioni per ritrovare una via sana di indipendenza delle proprie scelte, dei propri pensieri e delle proprie azioni. Quindi, per il tuo primo colloquio conoscitivo totalmente gratuito, per fissare le basi e costruire un percorso su misura adatto alle tue necessità, puoi scrivere a gianvito@infotainer.it. Io sarò lieto di risponderti nell'immediato, iniziare a costruire una relazione e rimanere in ascolto per raggiungere un obiettivo sano dal punto di vista personale e professionale. Se il video ti è piaciuto, clicca un mi piace. Condividi, perché la condivisione rende liberi. E per ultimo, iscriviti al canale YouTube, solo se però ti ricordi di attivare le notifiche. I contenuti sono tutti gratuiti. Per il resto, che cosa ti posso dire se non che salutarti con il mio consueto buio?